Il meraviglioso complesso dei Musei Reali, costituito dal Palazzo Reale, i giardini, l'armeria, la biblioteca, la Galleria Sabauda, il Museo Archeologico, le Sale Chiablese e la Cappella della Sindone, vede l'inizio della sua costruzione nel 1563, quando Torino diventa capitale del Ducato Sabaudo. È dell'inizio del Seicento l'idea di una cappella, incastonata tra l'abside della cattedrale di San Giovanni Battista e il palazzo, che potesse ospitare la Sacra Sindone, preziosa reliquia portata dai Savoia a Torino già nel 1578. Nel 1657 l'architetto Bernardino Quadri posa le fondamenta di una struttura che risulta sopraelevata rispetto alla cattedrale e direttamente comunicante con le sale del palazzo. Un bel privilegio. Nel 1668, a 10 anni dall'inizio dei lavori, Guarino Guarini sostituisce Quadri alla guida del cantiere. Mantiene inalterata la pianta circolare, rafforzando ed integrando buona parte delle strutture già realizzate. La pianta della cappella rivela un'impostazione marcatamente geometrica, con un cerchio, un triangolo, un cerchio interno al triangolo e infine una serie di esagoni che ruotano all'interno del cerchio. Inserisce alcuni elementi ornamentali, in particolare nei capitelli delle colonne e lesene dell'ordine maggiore. Di ispirazione corinzia, i capitelli di Guarini offrono una nuova interpretazione simbolico-figurativa legata alla Passione di Cristo. Foglie di ulivo e una corona di spine cingono il capitello. Dal fiore della passiflora emergono 3 chiodi e l'iscrizione INRI sul cartiglio. Oltre l'ordine principale nel bacino tronco, 3 grandi archi e 6 grandi finestroni circolari all'interno delle lunette e dei pennacchi permettono di alleggerire i pesi della struttura e consentono di erigere una cupola più alta di quella del Duomo. Numerosi gli ornamenti simbolici. I chiodi sulla ghiera dei 3 grandi archi richiamano il martirio di Gesù Cristo sulla croce. Nei 3 pennacchi le croci greche di Gerusalemme simboleggiano la redenzione e la centralità della dinastia Sabauda. Nelle 3 lunette sotto gli arconi, le stelle alludono all'Empireo, il più alto dei cieli, e gli esagoni alludono alla figura geometrica generatrice di tutta l'architettura della cupola. Salendo al livello successivo, nel tamburo, Guarini introduce un camminamento anulare interno che, insieme a 6 enormi finestroni ad arco, alleggerisce ulteriormente il peso delle murature e conferisce all'architettura una valenza teatrale. La luce entra in quantità e illumina le superfici scolpite. Anche qui le figure geometriche hanno valenze simboliche. Gli esagoni rappresentano il principio ordinatore della cupola. I pentagoni, nei pennacchi, rimandano alle 5 piaghe di Cristo, le ferite inferte al Salvatore sulla croce. Giungiamo infine alla straordinaria cupola diafana, composta da 6 livelli di 6 archi digradanti verso l'alto, sovrapposti e ruotati gli uni rispetto agli altri, realizzati sulla luce di una mensola rettilinea che in pianta corrisponde a un lato di esagono, figura protagonista dell'intera cappella. La cupola converge nella stella sole a 12 punte sospesa in aria, al cui centro spicca la colomba dello Spirito Santo. All'esterno, sul pinnacolo, ardono le fiamme e alla sommità è collocata la croce con la corona di spine e i chiodi della crocefissione. Il profilo ondulato della copertura dei finestroni dà alla cupola un accento orientaleggiante che ne caratterizza l'immagine esterna insieme ai 12 costoloni coronati da urne. Dopo un grande restauro, rinasce il capolavoro di Guarino Guarini, una architettura immaginifica, una sfida alle leggi dell'ingegneria e della statica, un luogo di simboli e di fede, restituito alla città nella grande cornice dei Musei Reali. L'esperienza della realtà virtuale è terminata. Puoi togliere il visore. Ti preghiamo di attendere qualche istante prima di alzarti. Grazie.